Essere gentili non significa essere stupidi. Nel video di oggi tratteremo questo importante argomento, forse poco trattato sui social, e quindi se siete interessate mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e iscrivetevi al canale così non perderete i video futuri. Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sempre in versione amatoriale perché sono ancora al mare, ancora un prossimo video amatoriale e poi torneremo con i video classici, quelli più professionali, anche con un audio migliore e anche con tutta la grafica che a voi piace tanto. Partiamo con una delle cose che volevo già trattare da tempo, questo argomento molto importante. Alcune persone pensano che altre siano stupide, tra virgolette, perché sono gentili. Mi spiego subito. Mi correggo subito. Non è che pensano che siano stupide, si sentono in diritto di mancare loro di rispetto perché sono gentili. Non so se mi spiego. Quante volte ci è capitato in un gruppo, in una conversazione di gruppo, di essere messi da una parte solo perché eravamo la voce magari più moderata, solo perché rispondevamo sempre con gentilezza al momento giusto, senza accavallarci sopra gli altri? Scusate, ma nel frattempo mi era scivolato in giù il cavalletto. Dicevo, se noi siamo delle persone che rispettano i giusti ritmi di conversazione, cioè in un gruppo di persone non siamo sempre noi a parlare sostanzialmente, se siamo delle persone educate, se siamo delle persone gentili che cercano sempre di rispondere con il giusto tono pacato, questo non vuol dire che dobbiamo subire dei maltrattamenti gratuiti dagli altri. Ecco, quindi gentile non vuol dire stupido, gentile non vuol dire asino. E qui si arriva al prossimo punto. Qui poi ci potremmo davvero ricollegare al video precedente in cui dicevo che la persona gentile spesso viene scambiata per snob o per altezzosa. Non è così. È probabile che la persona gentile sia una persona riservata, ma non è sempre così. Ci sono persone gentili anche molto estroverse. Però in questo specifico caso, e ricade il cavalletto, diverse di voi mi hanno chiesto di parlare di questo argomento perché spesso non sanno come gestire con gentilezza queste persone che mancano loro di rispetto. Io vi posso dare questo consiglio: siate gentili fino a un certo punto, poi quando si supera veramente il limite dell'accettabile bisogna parlare molto chiaro. Quindi, a maggior ragione, gentile non vuol dire asino, gentile non vuol dire stupido. A un certo punto si può dire con fermezza, serietà, senza usare per parolacce, ovviamente, il nostro punto di vista. Adesso basta, adesso sono stanca per questo, questo, questo e quest'altro motivo, per favore non farlo più. Io non. E poi vedete un attimo come mi risponde l'altra persona, perché nessuno è infallibile, magari l'altra persona non ci aveva pensato, non ci aveva fatto caso, si accorge di aver commesso un errore e la questione finisce lì. Bene, meglio così. Però questo video vuole essere un appello davvero sia alle persone che sono già gentili di per sé che alle altre persone che magari non hanno la percezione, che poi è tutta una questione di percezione delle cose, della realtà, ognuno ha la sua, lo sapete benissimo. Quindi cerchiamo di mantenere un ritmo di conversazione e anche un ritmo di rispetto nei confronti dell'altro affinché le nostre vite possano davvero migliorare. E quindi il senso di giustizia, il senso di pacatezza, il buon senso, il discernimento di capire una determinata cosa, prima di tutto non ce l'hanno tutti. Alcuni ci mettono più tempo per impararlo, alcuni hanno bisogno di vivere più esperienze per impararlo, altri purtroppo non ci arriveranno mai, ci sono alcuni casi limite. Però quando c'è la buona volontà di far capire le cose, tutto si risolve. Poi certo ci sono alcuni casi davvero senza speranza, per cui guarda, io con te ho chiuso, mi dispiace, non c'è proprio modo, basta, non muore nessuno. E quindi gentile non significa stupido, gentile non equivale ad asino. Ecco, è bene che tante persone lo tengano a mente. Gentile significa rispettoso, colui che rispetta il prossimo, colui che ha una sensibilità nei confronti del prossimo. Un bacione con
con tanto affetto, care amiche, spolliciate se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!